contrariamente al solito, e che gli ufficiali spendano quanto bisogna e che si comprino piatti che bisogna e boccali e si diano agli maestri di casa. Con la testimonianza poco fa citata negli atti dei consigli del 1643-1650 del comune di Villa Santo Stefano, tutt'oggi conservati presso l'archivio comunale, diamo inizio alla prima rievocazione storica della Panarta, organizzata dall'assessorato alla cultura dell'amministrazione comunale di Villa Santo Stefano, e dal Panarta è un avvenimento molto sentito dai santo stefanisti. Questa manifestazione per Villa Santo Stefano, ciò che il palio è per la città di Siena, o la regata storica per Venezia. L'origine della Panarta si perde lontano nei secoli. Nel linguaggio del basso medioevo, al tempo delle compagnie di ventura, il termine panarta, panaggio o panatica indicava la raccolta di pane e di viveri che si raccoglieva per le truppe alle quali venivano distribuite nei momenti di sosta o di riposo. La voce panarda è la variante dialettale del termine panata, che era una zuppa di pane e legumi. Anche il verbo panardare aveva il significato di preparare, apparecchiare, distribuire pane e legumi nelle occasioni di festa e di gioia per gli abitanti del castello. In occasione di festa la partecipazione alla mensa era offerta soprattutto ai più bisognosi. A tale distribuzione provvedeva il signore del castello alla comunità, con beni propri ai quali venivano aggiunti quelli elargiti dai cittadini benestanti del luogo. Queste elargizioni, con il passare del tempo, si consolidarono in due periodi dell'anno. Il primo nei mesi di gennaio-febbraio, ed era detto lo sfamo del popolo. Il secondo ricadeva nei mesi di agosto e settembre e veniva chiamata liberanza di agosto. Con il passare del tempo, intorno al XV secolo, tali elargizioni furono fatte coincidere con le festività religiose di San Rocco e di San Sebastiano, santi ai quali le nostre popolazioni profondamente religiose erano particolarmente devote, in quanto ritenuti protettori dalle epidemie di peste particolarmente frequenti in quei periodi a causa delle continue invasioni di truppe straniere. Buongiorno alla polemica. Mentre la liberanza di agosto con la distribuzione della panarda fu fatta coincidere con la festa di San Rocco che ricade il 16 di agosto. La storia, ma cos'è oggi la panarda di Villa Santo Stefano? Tornando alla tradizione, essa consiste nella preparazione e cottura all'aperto di ceci in grosse caldaie di rame per essere distribuite alla popolazione. I ceci sono conditi con olio, pepe, rosmarino e sale. A tutta la preparazione attendono i servitori, coordinati dai maestri di mensa. Tutto ciò si svolge nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Intorno alle ore 13, dopo la processione con la stola di San Rocco e la benedizione con la reliquia del santo, inizia da parte dei servitori la distribuzione al domicilio dei ceci a tutti quei cittadini che hanno contribuito, attraverso le offerte, ad approntare i festeggiamenti. Ai turisti e ai forestieri, ogni anno sempre più numerosi, viene offerto gratuitamente un assaggio della panarda. Per la curiosità, queste sono le cifre della panarda. 6 quintali di ceci equivalenti a circa 5.000 razioni, 5.000 bagni a terre, 180 litri di olio, 1 kg di pepe nero, 1 kg di rosmarino secco, 10 kg di sale, 5.000 litri di acqua, 100 metri di festoni di mortella, 16 servitori, 2 maestri di mensa, 1 coordinatore di mensa e 6 donne addette alla cenita dei ceci.
onorare il passo, facoltosa famiglia dell'epoca. Ancora oggi alcuni fondi agrari del nostro territorio sono comunemente chiamate terre di passo. Ai più attenti facciamo notare che nella navata destra della chiesa intitolata Santa Maria Assunta in Cielo esiste ancora oggi la pietra tombale della famiglia con la data 1599.